Ciao, benvenuti su Cartisia. Oggi farò vedere come realizzare un buonissimo tiramisù alla Nutella. Credetemi, una vera e propria delizia. Buonissimo. Si realizza veramente in pochi passi ed è davvero golosissimo. Vediamo di cosa avete bisogno per realizzare il tiramisù alla Nutella. 300 g di biscotti savoiardi. Nutella. Cacao in polvere zuccherato. Bevanda alla soia gusto vaniglia, in alternativa potete utilizzare latte. Zucchero a velo. 250 g di mascarpone cremoso. Prendete una ciotola. Versate 250 g di mascarpone cremoso. Adesso versate 3 cucchiai di soia alla vaniglia. Versate un cucchiaio di zucchero a velo. Versate 3 cucchiai di Nutella. I cucchiai di Nutella devono essere abbondanti, come vedete. Quindi ne versiamo 3 cucchiai. Sono belli pieni. Lavorate il tutto con le fruste elettriche. Mi raccomando, non lavorate troppo il vostro mascarpone con le fruste elettriche. Giusto il tempo di amalgamare bene gli ingredienti. A questo punto versate altri 2 cucchiai di soia alla vaniglia. Aggiungete un cucchiaio di zucchero a velo. Lavorate il tutto con le fruste elettriche. La nostra crema per il tiramisù è pronta e questa è la consistenza che dovete ottenere. Adesso prendete un contenitore in ceramica di forma rettangolare, il classico contenitore che si utilizza per il tiramisù. Poi prendete un piatto e versate un po' di soia alla vaniglia. Versate i vostri biscotti savoiardi nella soia, o in alternativa, come vi ho già detto prima, potete utilizzare il latte e create il primo strato del vostro tiramisù. Se volete potete seguirmi anche su Facebook Ricette Golose di Cartisia. Mettete un mi piace così riceverete tutti gli aggiornamenti delle mie ricette. Oppure iscrivetevi qui sul mio canale YouTube perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo. Ho creato così il primo strato del mio tiramisù. Adesso ricoprite i vostri biscotti savoiardi con la crema super golosa che abbiamo creato prima. Bene, a questo punto spolverate un velo di cacao in polvere zuccherato su tutto il vostro tiramisù. Fatto questo, create un nuovo strato con i biscotti savoiardi. Anche questa volta mettiamo la nostra crema. E così siamo arrivati al secondo strato di biscotti savoiardi. Adesso potete decidere se fare un altro strato di biscotti, un altro strato di crema e poi di cacao. Oppure con la crema restante potete creare i tartufini. E oggi farò vedere come creare i tartufini al tiramisù. Stendete il cacao in polvere su tutto il vostro tiramisù. Come vedete abbiamo creato veramente in pochissimo tempo il nostro tiramisù alla Nutella. Credetemi, una vera e propria delizia. Prepariamo adesso i tartufini al tiramisù. Questa è la crema che è rimasta, che sarebbe servita per il terzo strato del nostro tiramisù e noi creeremo tartufini. Aggiungete 2 cucchiai di soia alla vaniglia. Amalgamate bene il tutto. Adesso prendete 8 biscotti savoiardi
e sbriciolateli grossolanamente con le vostre dita. Ho sbriciolato così grossolanamente i miei biscotti savoiardi. Adesso versate i vostri biscotti savoiardi nella ciotola con il mascarpone e la Nutella. Amalgamate bene il tutto. Dovete ottenere questa consistenza. Diciamo è una consistenza semisolida. Adesso prendete un vassoio e preparate qualche pirottino. In una ciotolina versate un po' di cacao amaro. Se non vi piace il cacao amaro, versate un poco di cacao zuccherato, ma credetemi, con questo vi verranno veramente buoni. Io ho scelto quindi il cacao amaro. Prendete un po' di impasto e create delle palline. E poi le rotolate nel cacao amaro. I tartufini sono un'idea davvero carina se non volete appesantirvi troppo col tiramisù. Nel senso, per non creare troppi strati, verrà buonissimo il tiramisù con 3 strati di biscotti savoiardi, ma se volete creare 2 alternative e non vi volete appesantire troppo, ci sono anche questi dolcetti tartufino al tiramisù che sono una vera e propria delizia. Questi sono ideali anche per le feste, per i buffet, sono davvero buonissimi. E voilà, e anche i nostri tartufini al tiramisù sono pronti. Credetemi, sono una vera e propria delizia. Sono facilissimi da realizzare, ma soprattutto super golosi, buonissimi. Sono davvero buonissimi. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, baci da Cartisia. Alla prossima!